Mister, siamo a commentare una sconfitta, possiamo dire figlia soprattutto di episodio. Adesso era partito molto bene, poi è arrivato questo 1-0 preso, diciamo, con questo contropiede, l'1-1, poi l'errore di Benassi, una ripresa da quale magari c'è stato anche un altro errore sul gol del 3-1 della Cremonese. L'Arezzo ha avuto delle occasioni, ecco, come l'ha vista lei dalla panchina? Come l'avete vista voi? Come l'avevamo preparata benissimo, c'era solo l'Arezzo in campo prima che noi andassimo in svantaggio, solo. Abbiamo sbagliato la fase di una chiusura preventiva su un calcio d'angolo e loro sono ripartiti. Abbiamo giocato secondo me benissimo, probabilmente sotto il piano del palleggio, della distribuzione, la migliore partita in assoluto, con grande personalità. Li abbiamo presi 4-5 volte sul palle da fermo e non è facile perché Giampaolo ha allenato in Serie A, no? Quindi non è uno sprovveduto. Poi è normale quanto sbagli senza il portiere in porta da un metro. Però a me la squadra è piaciuta per acume tattico, per intensità. Ci sono stati degli errori individuali che possono capitare. Ovviamente l'errore di Benassi è un errore che ci può stare. Le chiedo quanto l'ha fatta arrabbiare però l'1-0 con la squadra, ecco, su un calcio d'angolo nostro e poi la squadra che si è fatta trovare scoperta. Mi sono arrabbiato per l'errore di Benassi. Sul primo gol non sono gol che possiamo prendere. Noi lì lavoriamo sul 2-0. Adesso bisogna vedere chi è questo scienziato che ha detto a Brumat che doveva andare sul rimballo. Nel momento in cui scoprirò chi è stato questo scienziato, e allora valuteremo anche questa situazione, perché io mi spacco il culo e sono abituato a lavorare. Ok? Quindi se ci sono delle situazioni, dei codici, i codici vanno rispettati. Nessuno si può permettere, anche per un eccesso di generosità, no? In campo di dare situazioni diverse. Ecco, probabilmente anche quel gol non ha dato fiducia a una Cremonese che fino a quel momento era stata messa in difficoltà dall'Arezzo. Parlavamo anche alla vigilia, no? Avevano loro più pressione, soprattutto per una classifica per loro era deficitaria. L'Arezzo nei primi minuti aveva messo in difficoltà, poi quel gol ha anche un po' cambiato l'inerzia dal punto di vista psicologico. La ripresa all'epoca ha cambiato anche modulo. Le chiedo se le è piaciuta la squadra anche nel secondo tempo, poi con il 4-3-3 e il 4-2-4. A me la squadra è normale, lì è come un malato che gli devi tentare il massaggio cardiaco, no? Devi variare. A me la squadra è piaciuta, ripeto, come distribuzione, come intensità, dall'inizio alla fine. È normale che noi non abbiamo conoscenza tattica di diversi sistemi di gioco a livello proprio intrinseco. 3-5-2 intrinseco, gli altri è una conoscenza semantica, voglio dire, no? È normale che poi quando tu porti via il terzino sopra e giochi a 4 le situazioni sono diverse, quindi magari sulla palla scoperta ci prendevano. Però anche il secondo tempo abbiamo sbagliato l'impossibile, quindi la squadra è stata sempre attenta, la squadra è stata sempre ordinata in mezzo al campo e ripeto, per me questa sotto il profilo della distribuzione, della circolazione e per quello che abbiamo creato è stata la migliore in assoluto. Forse la traversa di Montini praticamente da un metro è un po' l'emblema, no? Di questi attaccanti che fanno fatica a far gol. Voi dite che non ci serve l'attaccante, leggo che non serve l'attaccante. Noi abbiamo degli attaccanti bravissimi che si spaccano il cuore, ma io conosco che nel calcio se non la butti dentro non vinci e quindi ci sono attaccanti che vivono e hanno fatto sempre gol e altri bravissimi come ce li abbiamo noi che fanno movimenti diversi e magari in zona gol fanno più fatica.